Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Watch Dogs. Allora, sera, siamo una puntatina abbastanza rilassata. Sì, vediamo un attimo dove siamo arrivati. Allora, ah no, dovevamo vedere dove siamo arrivati per andare su questa app del set. Questo qua non lo facciamo per adesso. Dovevamo finire questa operazione a Ham Spital. Che dovevamo incontrare? Okay. Ma questo qui è facile perché mostra sulla mappa dove sta qua. E adesso arriviamo là. Vediamo anche questo qui, dovrebbe essere l'ultima parte, però dobbiamo scomparire. Ah, e poi dopo abbiamo scoperto, grazie a Kiko, che ci possiamo anche comprare le macchine. Non mi è chiaro ancora poi come si chiama questa mia. Dopo la vediamo se riusciamo a comprarla. Mamma mia, noi abbiamo perso la mano. Ok, perché non possiamo girare da qua e andare dall'altra parte? Ecco, ma non l'avevamo già fatto questa parte qua. Questo va bene. Allora, apriamo questo. Ciao Max Pine. Si è trasformato Range. Allora. Sei pronto? Sì, signore. Max, si sente bene? A proposito, mi piace come l'hai verniciato. Io dico che ci meritiamo una vacanza. Tu che dici? Ho sempre voluto nuotare tra i delfini. No, tra le razze. Le razze sono fighe. Oh, affanculo, quelle stronze hanno ucciso Crocodile Hunter. Non puoi fidarti di loro. Veto. Hai messo il veto. Delfini, allora. Oh, andiamo, Marcus. Non vorrei fidarti di quelli. Davvero? Perché no? Devi sapere che ho visto un documentario. In un delfinario hanno acceso le telecamere di notte perché la gente veniva uccisa. E il mattino dopo avevano uno snuff movie con i delfini. Sicuro che non fossero orche? No, 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 delfini, amico. Hai presente Flipper? Pezzi di merda. Tipo... Questo gioco ci sono un sacco di riferimenti. Come sta andando, ragazzi? Finora abbiamo un veto su razze e orche. Ma i delfini sono ancora in gioco. No, 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 non lo sono. Saggia scelta per le razze. Quelle hanno ucciso Crocodile Hunter. Sono ancora confuso adesso. Di che stiamo parlando? Coordiniamo i cambiamenti di angolazione per trasmettere i dati attraverso le antenne. Mi serve aiuto? A posto. Ma qua già ci siamo dati o no? L'altra volta mi sembra che la cosa non è finita. Sono quasi sicuro. Vediamo un attimo. Forse no. No, i guardrail sono indistruttibili, quello per cui si è fermato. Comunque ragazzi, sto vedendo di prendere la 3080, qua mi sembra impossibile, non si riesce a comprare. Ma mica dobbiamo portare il camion fino a là. Ma no, non vedo. Dobbiamo uscire. Ma come la dobbiamo portare fino a...
sì. O no? Proviamo. Io ti aspetterò qui. Sono allergico agli spazi stretti e alle uniformi. Ok, quella è un'area vietata. Siamo altre cose in questi giorni lo danno gratis. Watch Dogs 2 sulla Epic Store. Ah, qui c'è anche una cosa perfetta. Ma si raccolgono i soldi e dobbiamo creare qualcosa. Dobbiamo questa maledizione. Però iniziamo persone e vediamo come stiamo lì. Le guardie. Qua c'è un sacco di guardie. Qua sono troppe guardie, ragazzi. Entrare in questa porta e dobbiamo fare con una cosa qui. Facciamo una cosa di vicinanza qua. E per aggirare quella porta bisogna aggirare quel coso, pure un attimo. Dentro quello che serve dov'è. Quello è morto. Qua c'è un sensore di movimento. Non possiamo ancora disattivare perché non abbiamo l'abilità. E anche qui abbiamo altro sensore di movimento. E poi questi sono anche in allerta per quello che è a terra. Lasciamo qua, sono là. Non ci siamo nemmeno andati a comprare l'arma. E questi possono anche chiamare gli importi. Vediamo se riusciamo. Quello è un giardiniere. A posto. Ah, controlliamo questo coso qua, dai. L'abbiamo perso, lasciamo tutto alla polizia. È fuori portato. Usciamo qua. Vediamo quando la scarica non letale. Andiamo a passare da qua. Comunque non penso che ce la facciamo, ragazzi. Quello lì lo riusciamo a fare. Mettiamoci anche F. Questa lì va con la guardia. Perfetto. Questi qua non sono cattivi, quindi non ci dovrebbe essere problema. Questo qua però è cattivo. È quasi lì. Pure i rinforzi. Come si fa a trovare un riparo? Granata.
con la voce ci spara, no, ci sta con l'altro. Chiamate la polizia. Bersaglio colpito. Oh Cristo. Oh, viene pure la polizia, ragazzi, non ce la possiamo mai fare. Però quello che possiamo fare è possiamo... Ma qua dentro non ci possiamo entrare. No, non ci possiamo entrare manco qua dentro. Possiamo andare sopra. Ma che è che ci sta? Ma come mandateci altri agenti? E qua dietro ci sta il coso da tirare. Ma secondo me ci dovremmo scappare. Vediamo se ci riusciamo a scappare. Non ce l'abbiamo fatta. E sicuramente non ci dà manco qualcosa là, ce l'ho da hackerato? No, non ce l'ho da hackerato. Allora, capite come dobbiamo fare. Dobbiamo mandare il robottino. Giampe, vediamo se riesce a arrivare anche qua sopra. E poi tra l'altro giampe, vediamo che riesce a prendere anche questo coso qua, vedi? Possiamo sbloccare anche un'altra abilità. Quelli là non ci danno fastidio, ma dobbiamo vedere di salire sopra. Che diavolo! Senza essere visti. Siamo. No, quello mi sta rilevando. Lo so che mi senti! Mi ha rotto il jump. Comincio la ricerca. Adesso incomincio a cercare. Quindi questa qua non è un buon modo per salire sopra. Allora, cerchiamo un buon modo per salire sopra col jumper. Chissà se da là ci riusciamo. Il jumper può usare le scale normali, ma non le scalette. C'è scappato! Un'altra cosa che non capisco è... E qual è la cosa che dobbiamo creare? Non penso che sia solo questo qua. Quello là apre le porte connesse a un terminale circuito chiuso. Ah, questa porta qua apre. Quindi poi dopo dobbiamo entrare da qua. Secondo me la cosa da creare è quella là sotto. E teoricamente possiamo entrare anche da là, guardate, da là dobbiamo entrare, proviamo. Allora, vediamo il jumper. Solo che col jumper non riusciamo. Ok, abbiamo aperto la grata, solo che dobbiamo entrare dentro. Da qua ci sta. Il problema di questo ci vede. Adesso non ci vede perché... Ah, ma non ci riusciamo... Ah. Ok. Ehi,
Quando qua dentro non mi riesce a individuare. Hey. No. Aspetta, mo. Se ci mettiamo qua. Ehi, tu! Oh! Mi ha visto, no. C'è pure quello fuori, aspetta. Mi ha sparato. Controlliamo. Manco questa è andata. Quindi. Comunque dobbiamo arrivare fino là fuori. Infatti da qua dobbiamo andare, questo mi sembra il sistema più simile. L'unica cosa che non so come fare. Aspetta però. Allora, innanzitutto. Non c'è, andiamo via. Proviamo a. Il problema è là dentro. Perché quello lì come lo facciamo aiutare? Poi dopo una volta che siamo andati là dentro. Ma guardate lì c'è anche una cosa dei. L'impianto di climatizzazione. Allora, questo qua facciamo così. E se ci passa qualcuno, magari gli amici forti lo fanno stare là. Prima invece che non bello. Proviamo col jump. Vedi, c'è una gente a terra, ma qualcuno va là? Riusciamo a fare l'app di questo coso. Ok, l'abbiamo fatto. L'ho perso. Però adesso non so dove dobbiamo andare. Secondo me dobbiamo andare sopra il tetto. Ah no, non riusciamo ad andarci qua. No! Inizio del riavvio tra 3, 2, 1. Perfetto. Come raggiungi la cima? Come la devo raggiungere io la cima? Allora, però... Ci siamo. Wow, ora devi soltanto salire in cima alla torre e allineare l'antenna con la WKZ. Cosa hai detto? Vuole solo scherzare. L'ascensore sta già scendendo. Grazie, Josh. E come facciamo a raggiungere l'ascensore? Adesso ci mettiamo qui e vediamo un attimo come è la situazione. Stabilizzatore richiamato, perfetto. Perché non ci abbassa? Ah, perché qua sto qui. Trovo solamente un riparo. Andiamo quadricottero qua. Quadricottero. Ah, quindi devo entrare là dentro. E per entrare là dentro devo solamente. Non lo posso controllare. Ok, richiamiamolo proprio e vediamo se riusciamo a entrare adesso.
Quelli ci stanno solamente quelle. Non ci stanno le guardie, sono solamente quei factotum che non dovrebbero essere descritti. Andiamo. Stiamo qua dentro. Abbiamo preso anche quello appunto con lo scheletro verde. Adesso possiamo riallineare le antenne. Allinea il trasmettitore. Sei già saltato da un aereo, vero? Coso, ne ho schiantato uno. Arrampicate ne hai fatte? Ovviamente. Mai corso coi tori? Oh no, cazzo. Ecco, eccoci. Ma che cos'hai contro gli animali? Mi stanno sul cazzo. Guarda che è una guerra. Si stanno evolvendo per sostituirci nella catena alimentare. Meno sanno di noi, meglio è. Aspetta, anche i cuccioli? Soprattutto gli stramaledetti cuccioli. Si sono infiltrati fra noi. Ci stanno studiando. Merda, sì, te ne regaleremo uno. Se vuoi vedere come lo prendo a calci, fallo. Ma preferirei di no. Come perdi la segnale? Ma vuoi dire che questo si deve fare solo con le telecamere? Non penso. Ecco. Però non si può sbloccare. Non si può fare un attimo questo. Come dobbiamo fare qua per... innanzitutto questo qua va messo così. Ok, adesso dobbiamo pulire là. Ma adesso possiamo fare così per togliere l'energia tutto. Anche questo. Facciamo così. Ok, ho capito. Allora. Okay. Qui non prende più energia, tanto non penso che ci sia del tutto. Però questi due mandano tutti e due l'energia sopra, ma andiamo a vedere il piano di sopra. Allora. Questo qua non prende più energia da giù. Quindi quello non lo riusciamo a attivare. E quindi non riusciamo a attivare. No, allora non è così. No, questo perché non... Ah, questo non manda l'energia sopra. Questo manda l'energia sopra. Quello manda l'energia sopra e questo perché non manda l'energia sopra? Ecco. Ma questo manda l'energia sopra, poi questo qua manda l'energia sopra, questo qua l'energia sopra e questo qua manda l'energia sopra, perfetto. Quindi adesso mettiamo tutti quanti l'energia sopra, quindi adesso è da queste parti.
quello là non si riesce a sbloccare perché... allora si blocca e anche la torre è stoppata. La linea del trasmettitore è passata da quell'altra parte. Dovrebbe andare. Manca soltanto un tocco finale e... là. Niente male. Io e Josh stiamo arrivando. Oh, serve birra! Ehi! Che bel panorama! Sì, ho notato. Io dove siamo adesso? Vai, Fortuna Drago. Vai, Fortuna Drago. E ora mettiamoci comodi e godiamoci lo spettacolo. Scusa, questo non è il settore dove stavamo prima. Come ci hanno fatto la riparazione? Sicuro di averlo configurato bene. Giù. Ehi, vengo mai a romperti le palle sulle tue cripto cazzate? Ehi, silenzio, ci sono. Qui con il direttore della AUM, che pare abbia una sorpresa. Ah, una sorpresa per loro, bene. Al nostro ultimo prodotto con me, sono lieto di annunciare il lancio di AUM 2.0. Cazzo, sì! Basterà premere sì. Un pulsante per... è il logo del DedSec. Merda. Dispiace. Vuole fare oh un commento Dio. Per me? Spegni la... Guarda qua, come bello. Chiuso, via. Noi facciamo lo stesso. Ok. Cittadini dell'era digitale, benvenuti. L'AUM pensava di ingannarvi. Un sistema che controlla le case, promettendo privacy, sicurezza e risparmio. L'AUM vende i vostri consumi. Esatto. Si paga un abbonamento mensile per il privilegio di essere venduti all'asta. È ora di svegliarsi, di dimostrare quello che valete. Se non controllate le informazioni, altri lo faranno. Potete pregare le multinazionali di rispettarvi o risolvere la faccenda a modo vostro. Il DedSec vi ha detto la verità, ora tocca a voi. È stato Steven, umiliante! Steven! Hai preso una brutta batosta, succede. Figlio di troia, ci avevi promesso! Non essere stupido, Steven. Ultimamente hai fatto una serie di cazzate enormi. Siediti. Amico, io ti ho dato i mezzi per... come dire... approfittare di tutti quei dati. E tu mi mandi tutto a puttane in diretta TV? Scommetto che girano già i remix dell'intervista fatti con l'autotune. Lascia stare il DedSec. A loro ci penso io. Tu pensa a come scusarti coi miei avvocati per avermi messo le mani addosso. Riesci a respirare? Riesci a respirare? Di sì. Sì. Ecco, bravo. Ti porto un bicchiere d'acqua. Oh. Facciamo questo Scout X. Vediamo. Allora, innanzitutto vediamo la ricetta che abbiamo scritto. Questo è la ricetta. Ah, possiamo. Abbiamo preso anche queste cose di. Dobbiamo prendere questo assolutamente, ragazzi. Questo qua ci permette di fermare tutti i sensori. E le. Però ci serve dati chiave della spada della New Dawn, che ancora non abbiamo scoperto dove sta. E poi dopo questo non lo so perché non ci fa vedere uno qual è. Beh, come facciamo a capire quale punto abbiamo sbloccato? Non lo sappiamo. Vediamo Scout X. Siamo sotto Tower. Ma basta fare una foto, basta fare un server vicino a sotto Tower.
abbiamo ottenuto. Il follo. Noodle colpisce ancora. Il motore di ricerca ha annunciato che acquisterà un'altra startup tecnologica. Stavolta è InstaWheels. Noodle ha acquistato la startup di car sharing per 750 milioni. Il futuro della startup è minacciato da Driver San Francisco. Ma gli analisti dicono che l'integrazione delle ricerche e delle mappe di Noodle nel servizio di InstaWheels le faranno dominare il mercato. Questo porrà fine alla concorrenza di Noodle, tra cui Invite, che stava ampliando il suo portfolio di startup. Questo è anche Scout. Ma poi si passano altri. Sono 57 punti di questo. Però no, facciamo vento di hack. Però quello che ci do sarà stata un'altra missione. Sbaglio. Vediamo, qua c'è il coso di verniciatura. Proviamo a fare questo qua. Non so sulla mano. Ce l'abbiamo messa. Serve solamente un pezzo di trasporto, però direi. Proviamo a fare il trasporto rapido. Speriamo che però non ci fa prendere la missione delle moto. Dobbiamoci operazione verniciatura. Anche se l'altra volta avevo detto no, la polizia. Non saprei. Madre de Dios, che cazzo c'è? La danno dei punti di cerchio. Vediamo se c'è. Ma tanto ormai siamo diventati esperti. Facciamo un attimo. Allora, prendiamo drone. Sono più veloce per vedere dove possono essere i punti di ricerca. B. Possiamo tirare quelli. No, non è qua. Vabbè, andiamoci un attimo qui. Magari quello sarà all'interno di questa carta. Proviamo a capire come fare a entrare qua dentro. Ok, dicevo? Ah, sì. Cosa cos'è? Qua è tutto chiuso. Ti serve una presa elettrica. Parlo delle prese, ne troverò una. Starai tutto il tempo. Questo qua non si ha. Invece dal tetto. Questa è la telecamera che stava sul tetto, che abbiamo detto che non era, però c'era un'altra telecamera, no? Marcus, che te ne pare del sistema AUM? CTOS Junior? Quindi non ti sorprenderà affatto sapere che hanno un accordo con la Bloom, vero? Dopo quello che abbiamo appena fatto? Sì. Aspetta, lì, non bisogna fare. Forse non ci sta, ci stava qualche buco da qua sotto, Tutte le scale, vedi? E adesso basta mettere il jumper e lo facciamo passare da qua sotto. E lo facciamo andare esattamente dove stava il porto. Ok, abbiamo bisogno del punto di tempo, giusto? Aspetta. Ah, questo sta abbastanza facile. Perché c'è la polizia qua? Non ci sono, meno male, non sono rubati la macchina. No, stiamo facendo da questa parte, eh. Operazione verniciatura, mi sa che dobbiamo fare. Ma c'era anche un'altra missione secondaria. Ma questo secondo me è una strada a senso unico, la stiamo prendendo contro, ma è infatti. Vabbè. Dove dobbiamo?
Dobbiamo iniziare quel tabellone qua. Vediamo una missione. Una missione che ci sono. Contrasitare sul tetto del Pier 39. Ok. Noi facciamo salire sul tetto qua. Una volta. Oh! Colpa mia! Scusa. Per forza. Come facciamo a salire questo? Chitarra, come hai fatto a salire qua sotto? Mettiamo a parte la polizia, che sa che c'è sta qualche banda. Ok, spago si scrive la scuola. Perché questo viene qua? Occhi aperti, idiota! Allora inseguire quello. Puttere tu, tua madre e il tuo cane. Dobbiamo fermarlo! Allora, adesso controlliamo questo coso. E ci mettiamo qua. Facciamo la piattaforma. Incontriamo Sitara. Dai. Bello, questo caso si possono controllare le mani. Inizia missione, vediamo cosa dobbiamo fare. Missione verniciatura, ragazzi. Dove sei, Lumaca? Sto qui, ti stavo aspettando. Lumaca. Ah, almeno non sono sul palazzo sbagliato. Porca troia! Grazie per la mano. Tempo fa ero in un gruppo di artisti di strada. Mi hanno insegnato a vedere la città in modo nuovo, a muovermi in modo nuovo. Non sono rimasta molto. Erano più preoccupati di vendere t-shirt che di lanciare messaggi. Dici che ce la fai? Sì, certo. E che ci vuole? Però non male, sai? Sì, lo so. Ti mando qualche posto per cominciare. Fatti onore. Disegna i graffiti. Come li facciamo lì? Aggiungi i graffiti. Ah, proprio così. Questi non sono graffiti, questo abbiamo messo. Abbiamo fatto un dipinto. Quindi la difficoltà di questa missione, ma forse sarà continua la missione. Anche il primo set di punti hai. Quindi è una missione che si fa più facile questo qua. Andiamo sul camion di Heidi Banana. Ah, quindi è anche rimasto. Vediamo. Dove sono gli altri? Verniciatura. Facciamo un giro corto. No, un giro. Calma. Anche se. Secondo me non è una grande idea, ma adesso qua prima lo facciamo così, poi dopo le altre missioni le facciamo quando ci passiamo vicino. Anche perché dobbiamo trovare, chissà che si fa la caffetteria, scopriamo. Qualche cosa si può fare? Bevi caffè. Banane fritte.
con zucchero e peperoncino. Sì, ti dico che è la nuova moda. Mai peggio di quei kiwi canditi che mi hai fatto assaggiare. Fa parte del detox. Sono antiossidanti. Anche fritti. Ok, ok, lo zucchero magari no. Ma questa è l'unica cosa che si può fare. Questo weekend c'è la pasta di spirulina, ci insegnano a farla. Dopodiché mi faccio un bel lavaggio del colon. Se l'idea di infilarmi un tubo nel culo non è che mi entusiasmi. Ok. Questo. Insisteva, continuava a seguirmi. Ho corso per tre isolati e quando credevo di aver smettila di impallarti. Santo Dio, tremo ancora. Secondo la mia amica non mi farti più vedere qualcun altro. Ma allora perché ritornava? Sì. Oh, guarda qua che macchina che viene questa. Questa qua perché? Sì. Poco di impasto. Scusa, ma questa non ti disperati? Di chi è quella macchina? È sua. Poi chissà, il marito di cardiologia sarà il lavoro che stanno facendo. E poi aspirante fantautrice, ovvi. Ah, sarà quello che vuole fare, forse, perché lei è successo. Va bene, risorse umane, questa è un'area venerica. Quindi il proprietario di questa macchina qua aiuto, non ci sta. Aiutatemi! Okay. Pivello, vaffanculo! Ah, ci stava! Via, ah, via! No, ti credi chissà cosa? Ti sbaglio! E adesso ti questo! Me la stanno rubando! Zucchia cazzo! Pure! Idiota! Ma chi sa da dove ne è uscito? La macchina è un po' troppo veloce. Però potevamo sparare e poi vedere. Tendevamo... Oh, questo si sa! Per vedere se poi con questo riuscivamo a seminare la polizia più facilmente, però andiamo parecchio più veloci con quelle altre macchine, ragazzi. Vogliate girare? No, dobbiamo girare da qua. In generale nella città ci sono poche macchine comunque. Avete visto quando in croce abbiamo passato senza fare un'incidenza, senza vedere nemmeno una macchina per le altre volte che passavano in croce. Ok, allora facciamo così. Facciamo qua. Allontanatevi! Allontanatevi, poveracco. Fantastico! Vediamo questo che fa, va. Questo infermiere non guadagna niente, guida turista non guadagna niente. Quella è la polizia. Allora, quindi qua teoricamente potremmo salire là sopra, ma non sappiamo come bisogna fare. Ah, e poi ci sta anche Scout Kick. Vediamo un attimo Scout Kick. Cosa c'è? 911, dichiari la natura dell'emergenza, prego. Sempre con calze e dritte. Sto correte, c'è bisogno di voi subito! Non perda la calma, la polizia sta arrivando. Sempre con calze e dritte. Oh, ok, sì. Quindi basta fare anche selfie. L'AUM for... Scusa, non ce l'abbiamo fatto il selfie. Wow, ehi. Non andava bene quel selfie là. Forse perché abbiamo venuto a Esco, riproviamo. Sempre col calzedere. Ok. Perfetto. Invece adesso dobbiamo solamente scoprire come fare a partire sul punto più alto là. Vediamo il quadricottero. Questo è il quadricottero, ragazzi, che giocato si gioca, la prima volta che abbiamo. Allora. Da qua ci dobbiamo arrivare. Vedi?
Dobbiamo andare a fare il giro del palazzo. Guardate questo. Da qui sicuramente ci facciamo, però dobbiamo arrivare da qua e fare il giro. Questo che fa? Ha un blog sul cinetto, ma ci dobbiamo risolvere. Questo. Ti prendi per il culo? Sì, sì, ok. Ah bella, si guarda là, quando mandi il quadricottero. Le ho trovate amore, nel tuo armadio. Lo so, ti avevo calma, detto di farle sparire. Non le voglio non queste bambole. Sono portale a un giocattolaio, regalale a tua nipote. Oh, no, facci un Cristo, po' quello che ti ma pare. Ma sai almeno non è quanto valgono. Che le ho dai tempi del college. Con le bambole. Ok, me ne vado. Non ne posso più. Fuori, fuori. Non voglio rivederti mai più. Sì. Datti una regolata. Non ci credo. Sì, davvero? Oh. Ok. Sono di bene. Certo, certo. E di mia sorella. Sicuro? Sì. Sorella, così sì, le dico sì, che certo. Ha sempre avuto ragione su di lui. Sì, sì, aspetta. Detto, mamma mia. Bambino, non avrei dovuto ascoltarla. Allora, vediamo di piazzare questo coso. Siamo qua sopra. Andiamo qua. Guarda questo, è un penicottero qui. No, e qui come? Dove lo facciamo graffiti? Mica un punto alto questo. Al riparo! Dead sex. Perfetto. No! Questa è la macchina che abbiamo rubato prima, sì, perché è graffiata. Oh, dai là! Pizzco! Ehi, ma cos'è sta roba? Dici sul serio? Hacker a lager, vediamo. Dove sta lager? Caccia missione. Caccia missione. Proviamo. Ha già segnato. Questa volta teniamo la macchina grossa. Però mi sa che non ci dobbiamo far vedere. Come ci viene? Vedi sicuramente. Però magari sta facendo qualcosa. No! Sì. Carica. No, 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 vattene via, cazzo. Al diavolo. Ma scusa, come li facciamo a scaricare? Ma quella che è? Quindi saranno, è una, sarà una banda di pare, non mi accedete. Dobbiamo vedere di rubare una macchina. 911, dichiari l'emergenza, prego. Aiuto, sta sparando. Vabbè, ma non lo prendiamo più col bersaglio, se questa è la mia super auto. Gli agenti sono stati inviati, sportivo. Non perda la calma. Allora qua ce ne andiamo. Non mangi in seconda noi. Infatti fanno il conflitto con la polizia, però abbiamo perso la missione. Oh, ma questa macchina pure cammina, eh! Ok, quello l'abbiamo perso. Quindi la cosa prossima più vicina da fare. Questo qua non lo facciamo ancora perché dobbiamo vendere qualcosa, abbiamo detto per... Contro la Sicana la protesta contro la New Dawn che dobbiamo sbloccare quella cosa là. Quindi selezioniamo una missione e andiamo così. Perché dobbiamo assolutamente... Ma io sono in fuga.
ma quelli sono i cattivi. Non sono in fuga dalla polizia, ma sono in fuga dagli altri. Facciamo qua, proviamo a vedere se riusciamo a prendere i soldi. No. $4.500. Oh, guardate quanti soldi abbiamo. Il braccialetto fitness. Quattro veicoli di... Andiamo a farvi un po' spettacolo, dai. Guarda questo, sono fermati solamente perché ho parcheggiato la macchina in mezzo alla strada. Hanno fatto fermare tutto il traffico. Incontriamo Sitara qua. Sicuramente rubano la macchina. Dove sta Sitara? Al modico prezzo dei risparmi di una vita! Illuminatevi! Al modico prezzo dei risparmi di una vita! Che dici? È abbastanza irritante. E facciamo questa potenza. Sì. Vieni dentro a dare un'occhiata o...? Certo, sono giusto vestito per la messa. Bene. Illuminatevi! Al modico prezzo dei risparmi di una vita! Usa già il braccialetto. Ok, che dobbiamo fare? Scarica i dati. Bene, sto entrando. Drone. Scoprirò ciò che posso su Siska. Stiamo entrando in guerra contro questi stronzi. Mi serve tutto quello che puoi scoprire. Se vogliamo più follower, ci serve qualcosa di sconvolgente. Non possiamo inventarcelo. Se ci scoprissero, tutto ciò che il Dedzek ha fatto passerebbe per falso. Tranquillo, se si cagano addosso, troverò le mutande sporche. Ed ecco a voi le eleganti metafore di Marcus. Sempre a disposizione. Ok, dobbiamo tirare quel coso per... Quindi, tiriamo con la telecamera là. Allora, vediamo la telecamera lì. Oh, non riusciamo a tirare quel coso. Qui non lo riusciamo a tirare. Andiamo a fare così. Qui mettiamo F e poi facciamo E. Quelli là si spostano là. Può darsi che dopo, perché ci stanno le colonne. Ok, quello là dovrebbe andare. Vi spostate voi? Non se ne importa nessuno. Vediamo la telecamera là. Sì. Non è questa la strada giusta, ragazzi. È un'altra strada che dobbiamo prendere. La sua parte, cosa che si può fare? Allora lascia la porta. Allora, in questo gioco, ragazzi, più o meno quasi sempre le cose si possono fare. Aspettiamo di cercare in più modi, sicuramente. Allora, però uno dei modi potrebbe essere mandare questo qui. L'hanno messo perché così potevamo salire sopra, però lì ci sta. Cosa è fatta apposta per dire guarda, mandami il jumper qui. A questo mondo del gioco. Questo hanno spiegato, questo l'hanno fatto proprio. Posto. Ma che succede? Ma è sul serio! È incredibile!
Ok, abbiamo attirato il punto di accesso. Ora dobbiamo capire dove dobbiamo andare. Al piano di sopra dobbiamo andare. Che miseria! Che diavolo succede? Dobbiamo prendere anche quell'abilità. Non è più qui, informiamo il sergente. Carichiamo anche questi dati. Cioè, di computer di nuovo. Marcos fu riportata. Ah, perché devo stare all'interno di quel cerchio. Aspetta, aspetta, fermo. Fermo, fermo. Proviamo a respirare. No, non funziona così, ragazzi. Devo andare all'interno del cerchio. Questo significa che... Oh. Aspetta, quando va bene? Perché se no l'altra opzione era quella di andare a prendere il carrello dall'altra parte. Speriamo che non mi scambino il jump. Sparpagliate, vi cercate altre cose. Cosa? Che non fa ci questo? Piacciono i codardi. Quel sospetto non ce ne passa oltre. Forse fino a che sto fuori. Scusate. L'aria vietata non fa niente. Oh mio Dio, aspettiamo con me. C'è scappato, forza, torniamo al QG. Però il jumper se l'hanno trovato. Cosa? Lascia il centro reclutamento. Poi l'abbiamo messa la macchina e la sono rubata. Che diavolo sta succedendo? Andiamo. Vediamo, c'è anche questa macchina, la vedo abbastanza sportiva. Ok, anche questa è fatta. Andiamo a vedere qua se riusciamo a fare Chinatown, ma non era Chinatown, dovevamo fare era... New Dawn. Come vorrai. Vediamo se te la dice. Ragazzi, potremmo usare Siska come alleato. Ha dei guai grossi con la chiesa. Gli vogliono fare una seduta di emergenza. Una seduta? Vogliono i suoi soldi? Certo che sì, ma è una faccenda diversa. Si attaccano a un dannato marchingegno elettronico e giocano a psicanalizzarsi a vicenda. Che carini. Siska aspetta un maestro per la seduta. E invece arriverò io. Dice sul serio, vuoi improvvisare? Questa è l'idea. Prima devo fermare il vero maestro. Riceverà una chiamata da Jimmy Siska. Già, amici, dovete sentire come imita Jimmy Siska? È uno spettacolo! Non c'è tempo ora. Mi farò vivo. Ok. Pronto? Jason, sbaglio o abbiamo una seduta oggi? Jimmy, giusto. Giusto, stavo per uscire. Come stai? Non bene. Mi sa che ho mangiato troppe empanadas. Il mio pancino non reggerà alla seduta. Sì, capisci che intendo? Sì. Sì, ho capito. Diarrea, diarrea esplosiva. Sì, ho capito. Vuoi che rimandiamo? Sì, sarebbe meglio. Ho preso un paio di pastiglie. Ti richiamo più tardi, promesso. Va bene? Va bene. Rimettiti in sesto, Jimmy. Ci proverò. Ok, poi dopo lo intervistiamo con il sistema. No, ecco se riusciamo. Ok, ci riusciamo, dai. Qua dobbiamo buttare da qua. Ehi, Marcus, un follower ci ha passato la mail di un dirigente AUM.
Roba grossa, amico mio. Eccolo qua, sblocchiamo questo. Ho mandato una mail. Ho una pista su un potenziale pedofilo che lavora per la AUM. Cristo santo, il grande fratello è un maniaco. Ecco perché abbiamo colpito la AUM. Chi è questo stronzo? Cole sa il cazzo, il cognome non lo so. Forse abbiamo preso un elenco dei dipendenti durante il colpo alla AUM. Vediamo. Scusa, ma dove sta? Posso girare? Ecco. È una tonda di piatta, ecco. E anche questo qua l'abbiamo preso. E poi visto che ci siamo, andiamo a vedere. Devo fare attenzione a dove vado. Questo qua dietro. Dimmi Orazio, che succede? Il Primate ti sta rubando i dati. Scopri chi è prima che completi il trasferimento. Cerca qualcuno che si comporta in modo strano. Perché hai visto? Dove sta? Qui. Ah, qui. Poi ce ne dobbiamo andare però, che sennò arriva la polizia, bene. Ma dov'è? Cerchiamo lì. E poi dobbiamo vedere dove sta subito di riferimento per la ricerca. Vabbè, se poi i detti non mi vengono a prendere sicuramente. Andiamoci qua dietro e prendiamo il posto. Vediamo un attimo. Dentro questo palazzo. Poi ci arriviamo, da là. Perfetto. In realtà non sappiamo esattamente se è da là che ci arriviamo, però. Qui da qua non c'è. Qua sotto c'è la cosa della papilla. Però aspetta, il jumper lo possiamo mandare. Vediamo un attimo il jumper. Sicuramente hai con un super salto. Ok. Allora abbiamo visto qualcosa, sono là. Sicuramente è quello. Andiamo giù. Sembra preso anche il punto di riferimento. Questo ancora si ci cerca. In vano, però. E anche questo. Quale? Come si fanno a capire? Oh, donna, qual è? Perché? Era un posto. Tempio New Dawn. E questo era quello che ci serviva. Aspetta. Dobbiamo andare qua. Vediamo un attimo. La ricerca che si portava qua. Alla scura della New Dawn. Sì.
Vediamo se ci sono qualche altro. Però questo è un po' nudo. Trasporto rapido qua. E poi dopo ci spostiamo là. Andiamo a vedere se è qui. Devi solo stare zitta 5 minuti, ok? Qui dentro c'è la mappa. Proviamoci. La moto. Dai! Oh, guarda lì, c'è anche il quad. Che devo fare? Oh! Quello comunque un po' ci assomiglia al tempio, quello della Dio Kaiser. Bravo, 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 bravo! Salta la moto. Proprio scout vicino. Ehi, ehi, questa è una zona vietata. Ho capito che è vietata. Ma in tutto ci sta il logo scout vicino. Compete. Sempre ognuno. Perfetto, facciamoci un selfie. Non possiamo fare il selfie mentre siamo sulla moto. Fare out tempio new door. Perfetto. Anche questo no, però questa qua è la cosa per new door. Ah, di piccolo rospo. The point di Q. Arrow point con I. E sta. Però mi ha fatto qualche. Forse non fare. Fare poco. Non è automatico. Questo qua è la Stanford University. Sì. Vabbè. Allora, visto che io direi di fare questo adesso, andiamo anche il trasportatore. Facciamo questo e questo. E poi però termino. Abbiamo anche una missione di vernice. Attenzione, c'è uno da chiarare. Davvero? No, stai scherzando? No. Perché non ce lo fa fare? Ti giuro che è impossibile che esca il trailer. Davvero? Me lo garantisci? Dopo quello che è successo con Unity, Syndicate, Osiris. La nostra security non è mai stata più ermetica. No, devono fare assassino. Licenziami pure. Creed, Osiris. Non credere che non ci abbia pensato. Che sarebbe forse origine. Un piccolo quiz. Cos'è che vogliono tutti i siti di videogiochi? Considerarsi giornalismo? I leak. E li pagano un sacco di soldi. Soprattutto se riguardano i grossi studi, tipo, che ne so, Ubisoft? Marcus, marketing di Ubisoft. Non tenermi sulle spine. Colpo a Ubisoft, ma dai. No, questa è una genialata. Però questo qua lo facciamo la prossima puntata. Oggi continuiamo a fare questo. Prendiamo ci serve una macchinetta. Prendiamo una. Dai, no, prendiamo questa macchinetta qua. Non facciamo nessuna operazione missione secondaria naturalmente. Se ci acchiappano, perché questa cosa dove vogliamo andare? Questa è una monoposto. È successo niente. Altro che la smart. Questa si chiama Medeng. Allora dobbiamo mettere. Non è colpa mia, questa cosa che è esplosa. Oh, non è possibile da portare questa cosa. Proviamo, proviamo. Guardatela come si gira.
Qua c'è pure la polizia che non fa niente. Non se ne importa proprio. Anche se facciamo le ciambelle per terra. Fate attenzione! Poi c'è solo uno che fa questo così, quello che fa taglia l'erba e non se ne importa proprio. Questo qua blu. E anche quello. Dai, cazzo! Ah, se ne è accorto? Ora lo buttiamo sotto. Sei spaventato, eh! Riproviamoci qua. Ok, ora ce ne andiamo perché questi chiamano la polizia sicuramente. Ma sono morti. Con gli altri là non fanno niente. Se eravamo in Red Dead Redemption, tutti quanti uscivano 8 milioni di testimoni. Poi la polizia va là, lo vedi a quello morto. Li mette a fare le ricerche. Vediamo. Vediamo. Carina! Ma scherzo, ho finito due pacchetti. Mi sento una merda, ma non importa. Passa dritto. C'è la macchina parcheggiata qua, non si vede. Dai, no, la polizia la devono. Certo. Va bene, ricorda di aggiustare, però. Allora, forse è quasi inutile. Dobbiamo salire là sopra. E dobbiamo salire anche noi, ragazzi. Non ti avevo visto. Niente. Questo mi sembra. No. Cala. Passaggio unico anche se riusciamo a passare da sopra. Quindi forse di qua. Ecco fatto. Qua. Sono anche la... Vediamo. Però forse anche da qua sopra. Carina! Ma scherzi, quindi anche da là. Ok, ok, dai, scarpa. Ma come ci facciamo a salire? E anche forse da qua. Stanno facendo il loro lavoro, tutta incasinata. Ci credo che è morta. Non lo so. Ma possibile che non c'è. Abbiamo questo edificio più basso, magari. Ma io pensavo che. Siamo da qualche parte. Ok, abbiamo un pendone. Sì. Sì. Andiamo da qua, passiamo sull'altro tendone. Da qua. Da qua. Da qua. Il tendone, saltare. Perché questo qua è blocco con segnale circuito chiuso? Questo l'hanno fatto apposta per dire mettimi il jumper qua dentro. Adesso ho capito un sacco di cose, ragazzi. Mi sono fatto un'idea diversa del gioco. Secondo me troppo bello. Però alcune cose sono troppo evidenti, tipo se avete fatto il jump. Non dico che l'idea non è stata buona, però cioè, avete fatto. No! Avete fatto il jump. Io devo andare là. Poi ci sei qua sul terminale circuito. Cosa qua lo vedo subito quello devo fare.
pure prima, quando abbiamo preso quell'altro punto di ricerca, abbiamo fatto un giro con il quadricottero, abbiamo visto la griglia, sicuramente era là. Lo puoi nascondere un poco di più. Ma se non nascondi troppo, la gente esce pazza. Ehi, hey, tu, credi di essere simpatico? Vediamo. Ma con chi ce l'ha? Carina. Ma scherzo, ok, la morale è che sono contentissimo. Però se lo fai proprio così evidente, ma che buono, quindi. Ora te la faccio io. Non mi interessa sentire parlare di. Non fare quella faccia da scemo. Proviamo a farne un. Rubati una mano. Poi c'è il problema. Come la missione? Come il tuo muro? Perché non mi ha messo la distrazione? Non lo so esattamente. E poi ci sta il problema che ha. Quello ha ucciso tu che cani con la macchina. Nessuno ha chiamato la polizia. Poi la polizia, abbiamo battuto questo semaforo con la macchina. La polizia stava qua e non ci ha fatto niente. Ancora ci sono i donuts che abbiamo fatto. Che cosa del semaforo? Non viene nessuno ad aiutare. La macchina se la sono rubata. Queste piccolette. Autista di auto. Gestisce un sicurezza. Prendiamo. Oh, la nutile clara, no, prendiamo questa. Queste due cose. Ah, e poi ogni volta che. La cosa qua è un po' gretta e comunque ci dobbiamo comprare una mitragliatrice, ragazzi. La gretta sono di showdown. No, non la facciamo oggi. E poi il gioco è un poco troppo ripetitivo, nel senso sono tutte missioni che devi cercare di capire. Tipo, vedi, puoi fare tipo stealth, però. Non lo so. Ma diciamo che non è tanto convincente, eh. Forse. Cioè, ma tipo quello là sicuramente sta un posto per salire. L'unica cosa che dobbiamo fare è capire qual è il posto. Molto probabilmente adesso mi rimangio le mie parole. E subito quando c'è un passaggio a un palazzo all'altro lo fanno così ovvio. Che dice vabbè, è inutile che ci qua, deve direttamente su quell'altro palazzo. Allora, l'unico problema qua adesso è che c'è questa che è una zona proibita. Sì. Sì, merda. No, io. Quindi. Senti, scusa, ma. Poi anche questi veicoli che si controllano da soli, ragazzi, è una scena là. Però. Guarda, uno basta che vede, devo andare là, mo andiamo con il quadricottero. Però per arrivare là, voi già avete capito che dove voglio arrivare. Però non ho capito perché bisogna arrivare qua. Per arrivare qua bisogna andare da qua, io solo bisogna controllare questo qua. Per arrivare là sopra bisogna o andare da qua. E qua c'è una guardia. Bisogna bypassare quella guardia, è l'unica guardia. Passiamo per quella. Ah. Siamo con qui. Però non metto qui. Allora mi cancello. Tanto questi non dicono niente. E già mi passi. Forza gente, abbiamo un intruso. Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato alle vostre coordinate. Questo lo facevamo passare prima, era un po' meglio però. Ma un po' niente qua. No, non morire Marti. Perché? Ah, vabbè, comunque era questa la cosa, quando sei bello. Quando ci sparano non possiamo più controllare la roba.
Però una cosa bella, per esempio, questo qua pure. Così non perdiamo tempo. Poi vediamo se riusciamo a fare fuori. Ma prima quell'altra guardia non l'avevamo vista. Allora, andiamo. Ma perché? Allora, questo è un coso. Ma scusa, quell'altra guardia non esce. Però c'è anche i soldi, mettiamo F. Perché questi qua sono morti e questo non è morto? Andiamo qua. Prendiamo questa pistola qua, così facciamo la... Andiamo da dietro. Ehi tu, che stai facendo? Vieni qua. Ehi, un intruso! C'è un possibile bersaglio nell'area. Facciamo X. Andiamo su. Saltiamo. Qua scendiamo. Oh. E qua facciamo il manifesto. E così abbiamo anche finito. Mi spone verniciatura. Ah, siamo in fuga. Non abbiamo finito la missione verniciatura. Ci sono altri 5 punti che dobbiamo fare. Adesso la salta. Vediamo un attimo sulla mappa. Andiamo a fare questo punto. Ok. La prima missione. Queste cose del trasporto rapido anche sono belle. E puoi spostare velocemente. Però ce ne sono forse un poco troppo. Ti trovi a Palo Alto. Accidenti, scusa. Allora, vediamo se riusciamo a capire. Ma la fine con l'altro andiamo qui. Ma scusa, ma quello non l'avevamo preso. Ah no, questo qui era quello. Ah, non mi ricordo. Forza, andiamo! Allora, questo qui dovevamo fare la prova qua. Dico, andiamo qua, secondo me non ce la facciamo perché serviva quell'abilità da fare quello schifo. Lo proviamo. Ah, ah, forse ce la facciamo anche così allora, dai. Poi abbiamo detto che dobbiamo stare qua. Dopo non mi ricordo il seguito, però questo qua era quello là che mi ricordavo, che ci siamo andati anche col drone, adesso mi ricordo. Ah, ci riusciamo perché adesso dovevamo saltare qua dentro e ci siamo andati col drone una volta scorsa. E penso che qua è complicata la strada. Saltiamo, eccoci. Ripariamo, spostiamo questo.
Con questo era un mondo di ricerca difficile. Tra l'altro questo qui, ragazzi, non lo riuscite a sbloccare se non andate con la mappa qui. Da queste parti c'è un coso verde. Se ne prenderò per sbloccare l'abilità del drone. Andiamo a provare anche qui. Lo facciamo. Detto tutto ciò, riusciamo anche a hackerare e dove sta il coso? Questo qua. E abbiamo ottenuto il punto di ricerca. Quindi andiamo a provare anche sarebbe un'altra cosa. Siamo qua. Questo. Poi andiamo a provare quell'altro verde. Proviamoci la moto. Ok, vediamo questo qui. Questi erano un po' più difficili, forse perché la continuazione della missione. Vediamo la moto. Quindi dobbiamo salire, vediamo un attimo il qua di. Però questa fase del drone è bella. Una bella idea, quindi però bisogna stare qua, quindi sicuramente bisogna andare da questa parte. Poi ci troviamo qua, la sala qua, può riportare. Eccolo qua. Poi questa è un'altra bella cosa perché possiamo lasciare il coso qua. Se lo troviamo sulla mappa e sappiamo dove abbiamo un punto di riferimento per vedere dove dobbiamo andare. Però ancora non ci sono saliti perché qua non si può salire solo. Come facciamo a salire qua? Non penso a farlo. No, aspetta, non ci vuole salire. Quindi premiamo H. Serve qualche cosa che ti faccia salire qua. Ma sicuro che questo non mi copo. Sì, è qui. Allora, adesso, le varie opzioni sono. Provare con un camion. Non è che qua sempre dentro. Questa è un'altra cosa, ragazzi. Guardate. Non si entra mai dentro gli edifici. Comunque non vedo nessuna. Dobbiamo provare col camion, ragazzi. Qua non vedo nessuna forchetta. Sarebbe qualcosa che deve per alzare. Servono per alzare i tappi. Qua là c'è un camion partito. Però qua ci sono cose. Non c'è più. Ho chiamato perché mi serve. Davvero? Ma questo non si dico la cosa. Ok. Non sicuro di qua perché non mi ricordo come l'hai fatto. Guarda, come sono fatte apposta qui. Quello là è sicuramente un coso che si può andare col jump, anche perché qua c'è proprio il coso di qua, può far entrare il jump in parte dentro. Thank you.
Possiamo andare a fare quella cosa che non si Cambridge, diciamo che riusciamo a richiamare. La grata blocchiamo questo, blocchiamo questo, ciao man. Ok, abbiamo sbloccato questo coso qui, adesso basta che lo controlliamo, abbassiamo questo coso, soprattutto dopo lì là non importa niente, riprendiamo Marcus, scendiamo giù, risaliamo con andiamo sul testo del rumore. Controlliamo, saliamo sopra, andiamo da quell'altra parte e mettiamo il manifesto. Ma che Cristo, wow, tu non sei normale. Dobbiamo fare questa qui e quella lì un'altra cosa, non mi ricordo. Poi terminiamo la puntata, ragazzi. Allora, muove la scala. Come si fa a scendere per la scala? Vento invasione. Ora la polizia là. Una mente. Perfetto. E poi l'ultima cosa che ci rimaneva da fare era questa. Dati chiave della Stanford University. Siamo qua. Tu spendi i cappelli. Questa è l'università, ma dai. Perché poi il gioco è bellissimo, guardate. Punto di ricerca scoperto nelle vicine. Quindi anche i punti di ricerca si scopre, cazzo, non escono sulla mano. Da quello di Newton dove sta. Allora, vediamo di fare questo coso per oggi. Dobbiamo raccogliere quel coso verde da sopra sta torre. E avevamo detto che facevamo però vediamo un attimo, fare il giro, chiamiamo il quadricottero, vediamo un attimo dove sta da là, quindi bisogna aprire questa porta qua. Per aprire questa porta qua che cosa bisogna fare? Entrate il bypass della rete e fa dare il bypass della rete. Allora,
Forse lei. Ma che era per aprire un po'. Forse ci dobbiamo arrivare a piedi. Come ci arriviamo qua sopra? Aspetta, ma forse possiamo fare anche così, dai. Spera. No, qua dentro si entra solo da quella porta là. Vediamo Marco come sta. Questa è la cosa. Ma qua dentro non si entra. E poi invece qua no. Qua invece qui sicuramente qua ragazzi. Non sono riuscito a capire. Non so perché sto facendo così. Questo, questo. Aspetta, non è che questo si apre. Questo qua è coso. Questa cosa non l'avevamo visto però prima, come mai? Ma questo è un milione di cose. No. Aspetta, un altro quadro di accesso. Vediamo questo. Andiamo a vedere, dai. No, dobbiamo fare un altro. Qui è questo. Questo. Come dobbiamo fare là? Però sicuramente dobbiamo fare questo. Vabbè, seguiamo i fili. Allora, questi fili vengono da qua. Quindi viene da qua. Qua da qua. Qui viene da qua. Entrano da qua. Entrano da qua. Questo mica. Guarda. Qua bisogna spostare questa macchina sicuramente. Questo fa così. Quello là bisogna viene da quell'altra parte e bisogna spostare la macchina. Ok. E invece qua ci è andato un coso e bisogna spostare anche quest'altra macchina. Bisogna spostare due macchine, ragazzi. Andiamo.
Chissà perché questo non lo possiamo fare. Perfetto. Provo il spazio. A posto. Riprendiamo l'elicottero, vediamo. Quadricottero, vediamo quale ci fanno. Questo qua lo spottiamo. Ok. Questo lo spottiamo. E giriamo. E abbiamo fatto tutto qua. Quando sopra. E questo scende giù, quindi c'è un coso da sbloccare qua sopra sicuramente. Vediamo invece da quest'altra parte come ho sbloccato tutto. Bisogna sbloccare quello. E poi fare così. Sblocchiamo quello, così mandiamo il segnale. Così. Qui questo lo sblocchiamo. Andiamo anche da qui il segnale sopra. E poi dobbiamo andare a sbloccare soprattutto. Quindi ci serve di risalire. Abbiamo fatto salire prima. Non è stato fatto. No, ancora dobbiamo finire perché dobbiamo andare a andare per quadricotto. Ma non si può saltare pure su. No. Però andiamo qua sopra, riusciamo a tagliare il posto. Non riusciamo a... Perché? Ah. Per... Dobbiamo sbloccare quello. Non ci facciamo perché... Dobbiamo sbloccare anche quello. Facciamo questo. Andiamo giù. Facciamo questo. Così. Oh, abbiamo aperto là. Adesso dovrebbe essere possibile aprire la porta. E così abbiamo sbloccato la rete interna. Così possiamo aprire la porta e prendere la ricetta. Si dà di chiave esistente. Cosa che sto facendo quella? Andiamo di. Poi chissà se è proprio così tempo. Sì. C'è nemmeno una macchina. C'è una macchina. Che stronzone ha fottuto $500. Ti devo proprio. Sì, ok. Ma c'è qua. Ma che cosa ci vedi? Sono i soldi. Non è che se li sta prendendo anche lui. Del dead stack. Boh, questo qua sicuramente bisogna prendere quei soldi. Sarà un passaggio. Qui si può giocare anche in co-op. Qui non c'è un passaggio. C'è qua sto. Passaggio da solo, eh. Perché non si fanno spostare quei cose? Sposta là, vediamo se ti piace più.
Secondo me la cosa più ovvia da fare è rompere questo. Aspetta, aspetta, sono un dash. Ma mollami! Quello che rompe. Questa mia idea, no? Aspetta, andiamo con B. Serve per salire su, ma non c'è niente. Nessun modo per scendere. Come esplode questa cosa? Secondo me si fa su questo nuovo disco. Però quello che stiamo pensando, solamente se riusciamo, se prendiamo una macchina e andiamo a uscire, non c'è lo spazio per fare la manovra là. Prendiamo una macchina, facciamoci così. Qui non ci stanno nemmeno quelle macchine. Così. Quelle grosse. Però... Prendiamo questa. Ah, e vediamo anche se... rompe, lo vado a fare, rompe. Allora è così come ho detto io. Allora proviamo. Porca puttana. State tutti bene? Oddio, perché? Butta male. Che succede? Poi si va a B. Andiamo qua. No, poi ciò. Manco così. Aspetta. Dai, continua a suonare. Allora si riprende la macchina. Che succede? Cosa devo fare? Io prendiamo. Non è possibile. Poi adesso ci sta anche questo vaso qui, vedete? Prima quel buco non ci stavo, quindi bisogna andare da sopra, eh.
Ah no, da qui. E poi da qui. E poi da qui. Mamma mia. Ok. E poi sono arrivati qui. Quindi poi da qua. E l'abbiamo visto. 20.000, un sacco di soldi qua. Non l'ho capito come si fa, penso di sì. Non l'ho capito. Ma glielo facciamo vedere, vediamo se ci spiego. Solo penso che sta controllando questo. Andiamo. Come viene da qua? Si è messo a contro il quadricotto, no. Vediamo se lo capisco. Giorgio? Guarda, vieni da qua, guarda. Dove sta il quadricotto di quello? Ma non mi vede forte, non è possibile che non l'ho capito. Sarà scocciato. Ah no, adesso sta ricontrollando il quadricotto. Il coso, vediamo se viene qua. Ah, forse non c'ho l'abilità per saltare in alto quel coso. Ancora non l'ha presa. Perciò non ci piace, dai. Vediamo invece in questa casa qua. Ragazzi, siamo partiti per la tangente, mannaggia. Quello sarà un cane ostile. Sì. Ah, il computer nudo è più 4.500 dollari, ragazzi, questo qua è un sacco di soldi. A questo punto, l'ultimissima cosa, andiamo a contare. Andiamo a vedere il quartier generale qua dove sta. E poi... Ma mica è così. Va bene. Ma dai. Bella questa porta in generale. Dobbiamo... andiamo a vedere qua sarà sta mandalata. Questi sono altri tipi. C'ero quasi riuscito, cazzo! Avevo nome, data di nascita, codice fiscale. Stavo per entrare nel suo conto e quello mi ha beccato. Vabbè, sì. Allora, adesso vediamo un attimo stampante 3D. Quattro costa più di 300. Questo mi sembra meglio.
Oh, guarda quando rompi. Abbiamo 79.000. Posso non guardare. Lancia granate. Questo qua sta una cortina, però aspetta, e poi c'è questa buona potenza tua. Io direi stampiamo questo, no, per granate no, possiamo stampare questo 18 e 74, non ci va, allora facciamo questo, facciamo il questo qua buono. Questo c'è una portata maggiore, e fa anche più danni. Andiamo questo. Non può arrivare. Naturalmente lo proviamo anche un attimo. Sicuramente moriremo. Ora la chiusino, eh. L'unico problema è che mo sto fucile dove te lo metto? Non lo sai niente. Nello zainetto. Bravo Marcus, bravo. Scusami. Aspetta, aspetta. Ah, negozio delle magliette. No, dai. Anche qui sono i fenicotteri, come quel giardino, questa è una macchina del tech. Allora, facciamo. Mettiamoci una. Oh, la macchinetta piccolissima! Anna, guarda questa macchinetta! Adesso. Togliti dai coglioni, sei in mezzo alla strada! Ma che hai? Vai via! Io me ne vado da qui. Guarda, fa anche le acrobazie. Passa con le acrobazie. Allora, adesso ci mettiamo. Mettiamo un attimo qua. Ci abbassiamo. Ma scusa, come facciamo a minare da lontano? Premi F per arrivare in mirino. E dove è andata quello? Ma come è scomparso? Correte a ripararvi! Andiamo a vedere se è morto. Cazzo. Che fai, Marco? Guarda, no, non ci hanno sgamato. Andiamo a vedere se è morto quello. Ma no, uccidere l'abbiamo ucciso. Guarda. Questo semplicemente si spanza. Questo che sta facendo? Niente. Quello là continua a facciare l'erba. Muovetevi! Forza!
E questo non riesce a passare perché non vuole passare addosso a questo. E qua c'è la macchina che non lo fa bastare. Allora devo proprio passarti sopra, eh? È già morto, cioè non puoi passare da solo. Guarda che ti investo, giuro che lo faccio. E mo che fa? Ah, è sceso e risalito. Quello non si sposta perché è morto. Oh, la macchina è scomparsa. Ah, c'è pure uno della polizia, non tocca manco. Dobbiamoci questa macchina. Fuori, ora! Vediamo se riusciamo a scapparci dalla polizia. Ha visto la polizia. Lo fermerò io. Vediamo se riusciamo. Vediamo se la polizia ci riesce a bloccare adesso. Abbiamo una macchina super veloce. Torniamo in città. Già ne abbiamo seminati, ragazzi. Ah no, ancora no. Dobbiamo tornare in città però. No, non riusciamo a seminare. Se ci rompono le ruote. No, sta andando a fiamme l'auto. Il veicolo è fuori uso. Non può più fuggire. Prendiamoci questo. No. Siamo morti. Ma che macchina schifta. Questo è salito sopra. Ma come ha fatto andare a fuoco la... Scusa, io... Ma il fucile ce l'ha fatto bene, sì. Ok, stavi a sentire. Ok, sì, no, ascoltami tu. No, ti ho ascoltato fino ad ora. Adesso tocca... Che proviamo? Adesso proviamo. Pozza di guai da un chilometro. L'abbiamo ucciso? La macchinetta un'altra volta. Esci. Andiamo a vedere se quello è morto. Ma cosa? Oh, è morto, hai visto? Questo era. Che cos'era questo? Autista di limousine. Faccio di comprare questo. Questa macchinetta è troppo forte. Merengue. Oh, e poi guarda come va veloce. Poi possiamo anche superare le altre macchine. Punto di ricerca scoperto nelle vicinanze. Vediamo le curve come le fa. Però un attimo, aspetta, tutto il vuoto. Ma dai, aspetta. Qua già l'abbiamo preso. No, non l'abbiamo preso la sezione. Questa è la sezione di polizia dell'altra volta. Sì, della sezione di riferimento. Siamo 6-30 anni qua. Perché non sapevamo. Aspetta, fermi. Fammi ricordare com'è il fatto. Per creare qualcosa bisogna andare là. Bene, anche questa cosa qui hanno fatto apposta. Però qua ci vuole il salto potente del jumper, secondo me non ci riesce. Può anche saltare direttamente qua. Un po' per il muro, saltiamo qua, andiamo da qui. Quindi siamo sopra.
Ho posto. Dobbiamo prendere anche un'abilità, secondo me, di shift, perché sono quasi sicuro. Blocchiamolo e ci servirà. Andiamo qua. Andiamo qua. E lo chiediamo. Andiamo a chiedere il punto di più. Ancora non abbiamo scoperto il tempo, stavo qua. Aspetta, la Newton. Proviamo a arrivare un attimo, andando così. Andiamo con questa macchinetta. Volato era il tempio, Newton. Con questa super macchina. Questa è proprio una carretta, ragazzi. Ma secondo me è tutta un'impressione, ma non stiamo andando tanto veloce. Attenzione. Se non si possiamo controllare le altre macchine. No! Oh. Controllata male, la macchina. Che oggetto abbiamo sbloccato, mi sa che va bene. Si è aperta anche l'aria condizionata. Stavamo a fare una siamo arrivati. Però il caso verde non ce lo dà, guarda. Lo dà, quindi. Andiamo a vedere un attimo questo punto. Ma ora voglio dire questa macchina. Guarda questa macchinetta, non è proprio pericolosa. Ma poi nella realtà non si può fare perché si accappotterebbero tutti quanti. Sarebbe male. Ora devo far andare estremamente piano. Secondo me già 30 km all'ora, dobbiamo andare un po' più stretto. Questo è il cappotto. Questo è il ponte quello là che abbiamo, ma secondo me non è il ponte che abbiamo fatto l'altra volta. No, di passare fuori il pullman della macchina. Tipo su GTA ci stanno una macchina piccolina, non è piccolina come questa. Quello non è un ponte forse, non è. Ah no, non è vero. Le sbagliate
Golden Gate. No, qua così non lo possiamo mettere in mirino. Ah, è quello, vedi? Non si vede niente però da qua. Aspetta, fermo, parcheggiamo qua. Ma comunque secondo me sapete come funziona il gioco. Vediamo sto. Questo perché riesce a guardare? Stamattina c'è stato un incidente sul Golden Gate Bridge. Ah, orribile. Ma questo è bello. Secondo me le macchine, quando le lasciamo, dopo un po' di tempo scompaiono da sole. Non se le rubano. No, peccato. Non so se è perché c'è la nebbia oppure perché è proprio così. Qua. No, qua non c'è la nebbia. Oh, guarda qua. Qua si vede meglio. D'altro passiamo. Si trovi a Marina. Dove siamo qua però? Passiamo anche il Golden Gate. Andiamo da quest'altra parte. Questa cosa perfetto quando è un po' però forse quando passa vicino alle pietre. E poi mangiare possiamo, non ce lo possiamo fare. E mo come passa? Andiamo, sei proprio tarallo però, eh! Ho provato a studiare latino per gioco. Guarda là, ancora ci sto provando quello. Andiamo a vedere che fa. No! È morto. Ma no! È morto, dai. Però come puoi vedere è un personaggio non vero, eh. No. Noi che abbiamo ciò. Che fanno? Sia vecchia! Sarà stato famoso quando? Invece che cosa sono passato? Qui stanno qua, questi si fanno i segni. Cosa mettiamo davanti? No, non mandarmi il link, tanto non lo ascolto. Cosa? Se ti fa piangere, arrapare, che è successo? Non mandarmi link a canzoni. Sono accorto che... Ehi! Coccole, diamoci dentro. Proprio affascinante. Cosa succede? Però ciao. Potevano fare la cosa che se ci mettevamo che davanti. Nervoso. Come l'hanno fatto? Ma no, vaffanculo! Secondo me l'hanno fatto. No, dovevano fare un poco meglio. Allora, poi ci sono questi qui. Quelli che si abbracciano, che stanno guardando il panorama. Questi non so perché stanno facendo poliziotti. I poliziotti sono quelli fatti peggio. Questi fanno una birra. Ma che non è? Ok, direi che ci sta. Questi qui è delle lemose. Tu! Allora. Cosa? Debuggare. Questo che fa? Questo ti fa il set, vedi? Non c'è problema. Scusa, eh! Oh, che pasticciona! Tutti
Oh, siamo solo. No. Secondo la mia amica non inseguiva me, ma qualcun altro. Ma allora perché mi tallonava? Mi sto agitando di nuovo. Ma questa è la nostra macchinetta. Non se ne accorgeranno mai che siamo stati noi. Ma non penso che lo possiamo rubare. Ma ci sta quello che... Lo possiamo rubare! No dai, il pullman! Quattro di... Abbiamo sbloccato anche l'obiettivo rubando il pullman. Sai se ne fanno come GTA che... Tipicamente la testa del pullman, volevo riprendere il pullman. Invece questa qua è fatta bene, guardate. Quello che il pullman è proprio una ciofeca di... di veicolo. Proviamo un'ultima cosa. Siamo saltati fuori dal pullman, vediamo che fa il pullman. Dovete fermare. Dai. L'ultima cosa che mi serve. Colpa mia, scusa. Questi se ne scappano qua dietro. Vediamo se riusciamo. Abbiamo a andare. Abbiamo la sua posizione. La polizia è in arrivo. Ma pure questo si può prendere. Ma dai! Possiamo pure guarda qua. Lo facciamo andare dove vogliamo noi. Solo macchinetta a lui. Ma dai, bellissima sta cosa. Andiamo a vedere lo yacht di quello. No! Anche se non penso che ce lo stanno rubando le cose. La canta. Ma questa è un'area vietata. Che è questo? Senti?
ragazzi, qua è stato troppo accendo. Lo capisco. E dobbiamo andare. Mannaggia la miseria. È bella sta cosa, però questo qua se prendevamo. Stiamo da più lontano. Vediamo dove ci fa. Ma però chiamano pure i rinforzi. Ah. Beh, tipo da qua. Sta troppo lontano. Non so se ci posso. Ancora più di tempo, ma secondo me non ci. Non... Guardate là, fate attenzione. Proprietà privata. Se uccidetelo. Hanno visto. Fratelli, ammazzate il bastardo. Ma chi è? Cosa devi riferire? Sono uno là che sta scendendo dalla scaletta. Ma perché l'abbiamo ucciso qui? Siamo troppo lontani. Forse dobbiamo andare il colpo in testa. No, li uccidiamo. Così spostano andando di colpo arriva là. Il nerd finisce dritto al cimitero. Sì, ti sento. Sono tre là dietro. Ce ne sono due là dietro. Adesso ce la facciamo il proiettile. Facciamo fuori quel ragazzino. Sì, pronto. Sono stati chiamati rinforzi. Ok, è rimasto solo questo, dai. Oh. Non l'abbiamo fatto. Sì. Uno è rimasto. Ok, dovrebbe essere morto. Dimmi cosa ti serve. Ce ne sta un altro là. È quello che ci ha chiamato. Che ho ucciso prima. A posto. Chi è riuscito? Adesso possiamo andare. No, ancora no. Ne sono due qua. No, ne sono tre. Venite qui, ammazziamo lo stronzetto. Sì, pronto. Uno. Non l'ho ucciso. E zero.
Ancora. Venite qui, ammazziamo lo stronzetto. Cosa devi riferire? Sappiamo. Sappiamocene un poco. Andiamo qua. Ok, ce n'è rimasto un altro. Ancora ce ne stanno, va bene. Sì, ancora ce ne stanno. Due. Uno. Due. Tre. Ma quando ce ne stanno ancora? Beh, siamo quasi morti, se non la chiappiamo morto. Siamo morti. Ciao Vortex, mi piacerebbe solo che adesso proprio stavo staccando. Infatti penso che non ho tempo da perdere. Sì? Stacco, però domani ci sono. Oh, ma quanta gente ci stava là? Secondo me ci dovremmo andare un giorno e neanche a piovere. Ma mamma mia, non... oh davvero, wow, non ci credo. Ah, non dirlo a me. Sì, ma aspetta, date una via qua, dai ragazzi, per stasera conclude la puntata di Watch Dog 2. Non siamo riusciti a salire su quella nave e farci più per vedere che cosa c'era, ma c'era un sacco di gente, ne abbiamo uccisi circa, siamo almeno 6 e 6 12 13 14 e qua secondo me 18 ne abbiamo uccisi. Ah, e poi un'altra cosa, che ancora cioè abbiamo altre 60 munizioni. Per qua se spariamo è di 59, quindi sto spiegando. Da come non posso andare. Poi ci siamo qua. Va bene, non mi spiegano perché. E quindi ci vediamo nella prossima puntata di Watch Dog. Ciao!